poi di seguito sarà Elena Piganò dell'Università di Urbino, Rita Rognoli e infine Andrea Ceccarelli, che è il presidente della cooperativa Gerico, che è il nostro, diciamo, partner principale. Quindi lascio la parola al dottor Franco Gerico. Non si sente. Ecco, adesso lo tengo così, magari okay. Si sente meglio. Volevo mostrare brevemente com'è la situazione internazionale e la speranza di vita. Come vedete, l'Italia si situa abbastanza bene assieme al Giappone, la Svezia, la Svizzera, e il paese dove la speranza di vita è più bassa tra i paesi sviluppati, i paesi dell'OCSE, sono gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono stati, adesso non so bene come sia la situazione, perché sono andati anche cristalli nel 2007, è l'unico paese occidentale in cui la speranza di vita sta diminuendo. E questa diminuzione è legata, vedi, anche alla situazione delle donne, no? Ripropone un po' le stesse situazioni, sono messo nei primi posti anche in Italia, e gli Stati Uniti verso gli ultimi posti. E questo è legato soprattutto all'obesità. È stata questa enorme diffusione dell'obesità che ha portato addirittura a una riduzione della speranza di vita. La speranza di vita si sta riducendo, ma adesso si sta attenuando questa situazione nei paesi europei dell'est, che dopo la caduta dell'Unione Sovietica c'è stato un impressionante aumento della popolazione, perché fondamentalmente si è sostituito ad un sistema che aveva tanti difetti, che conosciamo, che comunque garantiva un po' di assistenza sanitaria, ad un sistema totalmente con una liberalizzazione selvaggia. E questo è, ecco, il confronto della mortalità infantile negli Stati Uniti, che nel tempo è dagli anni 60 fino al 2007, negli Stati Uniti e negli altri 16 paesi dell'OCSE. E come vedete c'è un trend di divergenza. Anche la mortalità infantile paradossalmente è più elevata nel secondo punto. E questa è la mortalità infantile del mondo. Qui non si vede più la differenza tra gli Stati Uniti, perché hanno delle piccole differenze rispetto agli altri paesi dell'OCSE, ma nel mondo la situazione è drammatica, chiaramente sopra la mortalità neonatale che è dentro il primo mese di vita. Non si sente, la sopra la mortalità infantile non si sente. Non si sente niente di giù, nemmeno se parlo più di... Così va bene. Devo proprio appoggiare la bocca al microfono. E sotto la mortalità infantile c'è la mortalità entro i 5 anni, che il tasso per mille è superiore a 100 nelle aree rosse ed è inferiore.
superiore a 5 nelle aree blu, che si possono togliere queste immagini qua. Ecco. È andato avanti un po' troppo. Faccio un po' di casino, credo sia questo, sì. Questa è l'immagine sempre di questi paesi dell'Ocse sulla prevalenza del sovrappeso nei ragazzi di tra i 5 e i 17 anni. Vedi, al primo posto sono gli Stati Uniti, al secondo posto c'è l'Italia con 31-32%. L'Italia è un paese europeo, anche la Grecia, anche non fa parte dell'Ocse, ma l'Italia e la Grecia sono i paesi europei con il maggior tasso di obesità infantile. L'obesità infantile sta diventando uno dei problemi principali da noi. Ho saputo proprio la settimana scorsa che è nato un programma in Umbria. In Umbria c'è un professore di nutrizione, si chiama, sono dimenticato il nome, volevo dirlo perché è un nome da ricordare, nel senso che se lo conosci lo eviti, che ha iniziato un programma di nutrizione finanziato, un programma di prevenzione dell'obesità infantile finanziato dalla Coca-Cola. Non sapete, anche l'industria del tabacco si è sempre proposta come organizzatrice dell'educazione contro il fumo dei bambini, e invece dobbiamo confidare di questa roba. Questa è un po' la situazione italiana, con una differenza enorme, come vedete, tra il sud e il nord, no? Con un 21% di bambini obesi, più il 28% di sovrappeso in campagna, e invece soltanto il 4 più 11 a Bolzano. E globalmente in Italia comunque ci sono un terzo dei bambini che sono sovrappeso. E i due fattori principali del sovrappeso dei bambini sono stati valutati. Questo è l'Istituto Superiore di Sanità che fa questa indagine nazionale. Metà dei bambini italiani consumano ogni giorno delle bevande zuccherate. E quasi metà hanno la televisione in camera. Che sono i due fattori principali dell'obesità infantile, assieme alle patatine e ad altre schifezze. Nel 2002 si è pubblicato questo volume, abbiamo fatto una riunione nel 2001, che era una valutazione da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di tutti gli studi sul rapporto fra l'aumento di peso, fra il peso corporeo e l'attività fisica e i tumori. E si è concluso, e questo era il gruppo di lavoro, si è concluso che effettivamente l'attività fisica e il sovrappeso sono legati a molti tipi di tumori, in particolare i tumori della mammella, che sono i tumori più frequenti nelle nostre popolazioni.
situazioni, i tumori dell'intestino che sono al secondo posto. Mettendo uomini e donne assieme, il primo tumore sono i tumori della mammella, il secondo tumore sono i tumori dell'intestino, poi vengono i tumori della prostata nell'uomo, poi vengono i tumori del polmone. E alla fine di questa riunione io ho proposto che nel rapporto finale si dicesse, vedete io sono quel tipo là, sì, questo è il cerno della riunione, Walter Villette, no? Un grande epidemiologo dell'Università di Harvard. Alla fine della riunione io ho proposto che si mettessero delle raccomandazioni sul cibo per evitare l'obesità. E questo gruppo di lavoro erano tutti contrari, tutti fuorché un altro, ecco. Perché noi siamo scienziati, noi possiamo solo dire le cose che sono dimostrate scientificamente, e la scienza non ha trovato nessuna relazione fra il cibo e l'obesità. E io dicevo, dai, ma già c'è una differenza fra di noi, che dove quelli più grassi, a parte il cerno, erano americani, e quelli più magri erano europei, ma vedete quello che mangiate voi in America, no? Però non c'è stato niente da fare, gli studi effettivamente scientifici è vero che mancavano. E il cerno a un certo punto mi ha detto, ma sì, io tendo ad essere d'accordo con te che il cibo spazzatura che mangiavano negli Stati Uniti sia una causa di obesità, però devi ammettere che nessuno studio l'ha mai dimostrato. E gli studi che erano disponibili fino allora erano gli studi trasversali, cioè gli studi dove si analizza una popolazione, si fa un questionario alla popolazione e si fa vedere come si mangiano diversamente i grassi dal magro. E da questi studi veniva fuori sempre che ora non c'erano differenze, o addirittura i magri mangiavano meno dei grassi, i magri comunque sistematicamente veniva fuori dei magri, veniva fuori dei grassi mangiano meno dei magri, e sistematicamente veniva fuori che i grassi mangiano meno di zucchero dei magri. Ma la ragione era evidente, la ragione è che i grassi hanno sempre, gli scienziati no, ma i grassi hanno sempre saputo che lo zucchero fa ingrassare, no? E quindi cercano di non mangiare zucchero. E in quella stessa settimana, nel 2001, esce il primo studio sui bambini americani. Uno studio prospettivo, cioè si è indagato su che cosa consumano i bambini e poi gli si è seguiti nel tempo per vedere chi è incassato e chi no. Ed è il primo studio che ha incastrato le bevande zuccherate. Ogni lattina di bevande zuccherate aumenta del 60% il rischio di diventare obesi. Ma sullo zucchero, sapete, c'è una guerra micidiale. Questo è un articolo della Repubblica del 2009 in cui avevano colto questa occasione che in un'intervista la Michelle Obama aveva detto che alle sue bimbe non dava da mangiare i dolcificanti artificiali, no? Perché si credeva che fossero delle porcherie, e questo si è trasformato in una verità scientifica che lo zucchero va bene. La cosa interessante è che la stampa non ha dato invece nessuna notizia alla conferenza che Michelle Obama ha fatto all'inizio dell'anno scorso assieme al direttore del Department of Agriculture del Ministero dell'Agricoltura americana, che nelle scuole americane, nelle mense scolastiche americane non ci sarà più nessun prodotto a base di cereali che non abbia come primo ingrediente i cereali integrali. E si sono dati 2 anni di tempo, quindi entro la fine di quest'anno dovrebbero coprire per tutti i 39 milioni di studenti americani che mangiano a scuola dovrebbero eliminare tutto quello che contiene farine raffinate come primo ingrediente, quindi dal pane bianco alle porcherie commerciali tipo merendine e cose del genere. E i giornali italiani non ne hanno praticamente parlato. Oggi sappiamo molto bene che lo zucchero è un fattore importante. Questa è una componente dello studio EPIC, European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. È un grande studio che facciamo in Europa in cui abbiamo reclutato 500.000 persone, in 10 paesi, in 23 centri di 10 paesi. 50.000 sono quelli italiani. E in questo centro di Cambridge, queste persone ci hanno dato dei campioni di sangue, delle informazioni sulla loro vita, hanno compilato dei questionari alimentari. In questo centro di Cambridge hanno raccolto anche le urine
e le urine della notte. E nelle urine è possibile valutare la presenza del saccarosio, dello zucchero. Normalmente il saccarosio non viene assorbito come tale, viene assorbito come in scisso in glucosio, fruttosio, non viene assorbito, ma una piccola parte viene assorbita come tale. E questa parte la ritroviamo nelle urine. E loro avevano dimostrato che la quantità che c'è nelle urine è direttamente proporzionale alla quantità di zucchero che noi mangiamo. Quindi diciamo, è un biomarcatore molto molto importante. E nel follow-up della popolazione del centro di Cambridge, di Norfolk, vedete come aumenta il rischio di obesità in funzione del seguito del tempo di questa gente, in funzione della quantità di saccarosio che c'è nelle urine, quindi della quantità di zucchero che è stata mangiata. E questo è, dopo il 2000, cioè negli ultimi 12-13 anni, una quantità di studi prospettici sono comparsi. E questo è l'insieme degli studi prospettici sul rischio di diventare obesi nei bambini, e vedete che praticamente tutti trovano, il risultato di praticamente tutti è, si trova alla destra della linea verticale, che sarebbe la linea di non differenza. Quindi c'è un evidente e significativo effetto del consumo di zucchero, di bevande zuccherate in particolare, e sul rischio di obesità. E questo invece sono 5 studi di intervento, cioè studi in cui i bambini sovrappeso sono tutti randomizzati in comitati di bambini sovrappeso, si cerca di togliere il consumo di bevande zuccherate e si vede che tutti i risultati stanno quasi tutti, fuorché uno, stanno sulla sinistra. E questo vuol dire che c'è un effetto significativo del togliere le bevande zuccherate sulla prevenzione dell'obesità. Una delle grosse questioni dell'obesità è uno dei grossi fattori dell'obesità. Non so bene perché mi è arrivata questa diapositiva qui adesso, però insomma cos'è? Effettivamente sono le farine raffinate e il pane bianco. Dovremmo togliere il pane bianco dalla nostra alimentazione, in particolare dall'alimentazione dei nostri bambini, dall'alimentazione dei bambini delle scuole. Naturalmente c'è pane bianco e pane bianco, c'è anche ancora qualcuno che fa il pane bianco con farina, acqua e sale. Ma la maggior parte dei pani bianchi del commercio hanno dei miglioranti, i cosiddetti miglioranti, che sono generalmente monoidi glicemici, degli acidi grassi, e anche lo sciroppo di glucosio e fruttosio. E fate passare questo messaggio alle mamme dei bambini, di leggere l'etichetta della colomba adesso a Pasqua, per 15 giorni di Pasqua, bisogna leggere l'etichetta della colomba. Se nell'etichetta della colomba c'è scritto monoidi glicemici, di acidi grassi e sciroppo di glucosio e fruttosio, è meglio non comprare quella roba lì. Compriamo pure la colomba fatta dal panettiere, con la farina bianca, con lo zucchero, con le uova, con il burro, ma non con i monoidi glicemici, di acidi grassi, e non con lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio. Perché il fruttosio non è da usare. Oggi anche i diabetologi più bravi, più competenti, dicono ai loro pazienti: non mangiate il cibo per diabetici, perché contiene fruttosio. Il fruttosio ha un effetto di peggiorare la resistenza all'insulina, quindi di fare la lunga aumentare la glicemia, e di danneggiare anche la resistenza alla leptina. La leptina è un ormone prodotto dal tessuto adiposo che segnala al cervello: guarda che c'è tanta ciccia, riduce l'appetito. Quindi il fruttosio c'è naturalmente nella frutta, ma assieme a mille altre sostanze, ma il bollo di fruttosio, cioè il cucchiaino di fruttosio per dolcificare, o lo sciroppo di fruttosio,
glucosio e fruttosio che viene dal mare. Se scendono il mare, l'amido del mare sul glucosio, poi metà di questo glucosio lo trasformano in fruttosio. Ed è molto utile in pasticceria, utile fra virgolette naturalmente, nel senso che rende più facile la pasticceria, fa fare le cose più morbide. E nonostante ci sia tutta questa roba dentro, in questi pani e in questi dolci, costano poco. Io vedevo a Natale il c'era la bugia. Del Bauli. Bisogna del Bauli e questo panettone Bauli, 750 grammi, veniva venduto per 4 euro, mi sembra, forse meno, cioè meno del pane. Ecco, questa è la dichiarazione all'inizio del 2012. Quindi dovrebbero già esserci arrivati, pensate che ci sono riusciti. Mi sbagliavo quando me ne parlavo prima, a ridurre il consumo di cereali raffinati nelle scuole americane. E noi abbiamo il Ministero della Sanità che si occupa di educazione alimentare ai tempi del governo Monti, il Ministro della Sanità ha attivato questo progetto, Il Gusto da Scuola, dove di fatto delega l'industria alimentare, l'educazione alimentare nelle scuole. Questo non sarà da fare, impediamo all'industria alimentare di entrare nelle scuole. L'industria alimentare può anche finanziare degli enti pubblici per fare dei programmi, a condizione che non li finanzi dandogli il libretto delle cose da dire ai bambini, no? C'era Roberto Satolli che aveva fatto un bellissimo commento sull'Espresso, e ci si ritrova immersi in una melassa di messaggi promozionali a favore del consumo di merendine, salumi, snack, salati, dolciumi, bevande zuccherate e perfino alcoliche. C'è perfino la rubrica pubblicitaria per un giorno che incita i ragazzi a ideare gli spot per promuovere il consumo di salumi. Naturalmente c'è stata una risposta molto forte da parte del mondo della nutrizione, diciamo, non venduta all'industria, per cui queste cose sono scomparse adesso dal sito di Il Gusto da Scuola, ma altre cose rimangono. L'ultima volta che l'ho guardato, per esempio, c'era questa informazione: crostatine, tortine, tranciglie, pan di spagna, brioche, croissant, la giusta quantità, l'importante è la giusta quantità, possono essere gustati in ogni momento della giornata per fornire un corretto apporto energetico. E poi dice anche, è importante notare che le merendine di marca non contengono acidi grassi trans, perché per la loro produzione non vengono utilizzati grassi idrogenati. Questa è una famosa merendina di marca, no? Dove ci sono 34 ingredienti, fra cui anche grassi vegetali idrogenati. E i grassi idrogenati fanno male ai nostri bambini e anche ai nostri grandi. C'è questo bello studio pubblicato su Neurology nel 2011 che mostra che elevati livelli nel sangue di grassi idrogenati sono associati a minor volume del cervello e maggiori funzioni cognitive. Questo perché? Per lo sviluppo del cervello del bambino, sapete, occorrono fondamentalmente gli omega 3, ma gli omega 3 a catena lunga. E gli omega 3 sono l'acido alfa linolenico che si trova nelle verdure e nelle alghe, e l'acido eicosapentaenoico che è il precursore delle prossime diventi, che nei prodotti vegetali c'è un omega 3 a 18 atomi di carbonio. Noi siamo capaci di allungarlo a 20 atomi di carbonio, ma occorre quello 22 atomi di carbonio, il docosa esaenoico, per costruire il tessuto nervoso, e noi normalmente non siamo capaci di
Gli acidi grassi trans impediscono questa trasformazione. Gli acidi grassi trans si trovano nelle margarine, ovviamente, il principale prodotto sono le margarine, e nella pasticceria del banco. È molto più facile usare le margarine nella pasticceria per la produzione di croissant che non nel burro. Nei gelati, nelle patatine, nelle patate fritte, nel Kellogg, nel Quaker, nel Ritz. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, 2010, ridurre l'impatto sui bambini della promozione commerciale di cibi ricchi di grassi saturi e trans, zuccheri e sale. I luoghi frequentati dai bambini devono essere liberi da ogni forma di vendita di cibi ricchi di grassi saturi e trans, zuccheri aggiunti e sale. Ci vale per asili, scuole, campi da gioco, campi sportivi, ambulatori, cliniche pediatriche e ovunque si svolgano attività culturali per bambini. Sono le parole dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Io quando parlo ai bambini dico: sentite, voi vi piace la cicca, non masticate il chewing gum, no? Quindi quando masticate bene il chewing gum, poi infilatelo là dove si mettono le monetine nelle macchinette di distributrice delle scuole. È una sorta di terrorismo infantile che mi sembrano da promuovere. L'industria alimentare ha fatto questo accordo. Ah, scusate, questo è l'accordo tra Coca-Cola, Ferrero, General Mills, Gruppo Bimbo, Kellogg, Kraft, Nestlé, Pepsi-Cola, Unilever. E si sono impegnati a non pubblicizzare ai bambini al di sotto dei 12 anni i prodotti che non abbiano una prova scientifica di utilità. Oppure di non pubblicizzarli nei programmi televisivi, di fatto, che sono visti soprattutto da bambini. E in realtà la Ferrero si era anche impegnata, che non so se l'abbia fatto, che addirittura dice: Ferrero non farà pubblicità nei programmi in cui i bambini costituiscono più del 35% dell'audience. Ma questa pubblicità però la fanno durante il giornale radio, per cui quando tutta la famiglia guarda, no? Per cui anche i bambini evidentemente guardano queste cose. Quindi riconoscono, loro non vogliono naturalmente delle imposizioni legislative, dice: ci autoregoliamo noi. Queste sono le raccomandazioni del Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro, che è la raccomandazione della scuola, che oltre a pasti sanitari e spazi per l'attività sportiva, include la nutrizione del curriculum scolastico, assicurarsi che il materiale didattico sia indipendente da interessi commerciali e non consentire la vendita di bevande zuccherate nelle merendine o altri snack ricchi di zucchero, sale e grassi nei distributori automatici e nei bar delle scuole. Il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro, ve ne parlerò, è un'organizzazione molto importante, che queste raccomandazioni le fa vedendo tutti gli studi scientifici su questi argomenti. Il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro ha rivisto tutti gli studi sul rapporto fra, però già nel 2007, che ce ne sono stati altri dopo il 2007, gli studi sul rapporto fra la dieta e l'obesità infantile, bevande zuccherate, frequentazione di fast food e tempo trascorso alla televisione sono i fattori principali, mentre si dimostra che gli alimenti ricchi di fibre e l'attività fisica riducono il rischio che i bambini diventino obesi. Ma il rischio di obesità dipende anche da altri fattori. E questo, per esempio, è uno studio che mostra come aumenta il rischio di obesità sommando quattro fattori importanti: il fumo della mamma durante la gravidanza, l'eccessivo aumento di peso durante la gravidanza, l'allattamento al seno inferiore a 12 mesi e meno di 12 ore al giorno di sonno da parte dei bambini. I bambini devono dormire più di 12 ore al giorno. E vedete che sommando questi quattro fattori di obesità, no, il rischio di diventare obesi dei bambini aumenta significativamente.
i fattori sono questi, i fattori noti finora: sovrappeso, ma anche grave sottopeso. Le donne che erano gravide durante la grande fame in Olanda, durante l'occupazione nazista, hanno generato dei figli che hanno sviluppato più diabete, sono diventati più obesi, hanno sviluppato più malattie cardiache, e questo è uno dei grandi studi che ha mostrato l'importanza dei fattori epigenetici. In qualche modo nel DNA di questi bambini è stato attivato per attivare i geni che fanno mangiare tanto rispetto ai geni che fanno mangiare poco, perché è veramente una specie di programma biologico che quando c'è la fame no, attivi in qualche modo i geni. Il diabete in gravidanza, se i genitori obesi è più facile che un bambino sia obeso, il fumo naturalmente, perché quello che si trova da mangiare in casa è diverso nelle persone obese rispetto alle persone non hanno peso, il fumo in gravidanza. Ci sono più studi. E di nuovo il bambino che pesa molto, il bambino che pesa molto poco, ma questo dipende dal sovrappeso anche o dal sottopeso in gravidanza, lo svezzamento precoce, un breve allattamento materno, invece un allattamento artificiale prolungato. E l'eccesso di proteine nella dieta. Sapete, nel latte di mamma ci sono poche proteine rispetto a tutti, agli latte di quasi tutti gli altri animali. Perché quasi tutti gli altri animali, per esempio il latte di coniglio è molto ricco di proteine, ma perché il coniglietto cresce molto in fretta, bisogna crescere molto rapidamente, mentre invece il bambino cresce molto lentamente. Nel primo anno di vita quando viene allattato, il latte di bocca ha 3-4 volte più proteine che il latte di mamma, perché il vitello deve prendere molto più peso in un anno rispetto al bambino. Ma siccome ci sono poche proteine nella dieta, no, la tradizione medica è stata sempre quella di dare molta importanza alle proteine, per cui noi medici ci siamo detti che il Padre Eterno ci deve essere sbagliato a mettere così poche proteine nella dieta, per cui nel latte artificiale ne abbiamo messo di più. Tutti i latte artificiali sono molto ricchi di proteine, per cui se una disgraziata non riesce ad allattare, usi pure il latte artificiale, ma lo diluisca molto, lo diluisca almeno il doppio di quanto è raccomandato di diluirlo, no? Per ridurre la quantità di proteine. La durata del sonno, vi ho accennato che la durata del sonno è importante, e naturalmente i fattori, se c'è cibo spazzatura in casa è più facile che un bambino diventi obeso. E naturalmente c'è ancora molta tendenza nelle nostre mamme di far mangiare la bambina, no? Le mamme sono sempre preoccupate se la bambina non mangia, no? I bambini sono degli esseri meravigliosi che sanno autoregolarsi, non c'è assolutamente nessun bisogno di forzarli a mangiare, sanno esattamente dove devono mettere. Eventualmente anche l'ignoranza è un fattore importante. Il professor Willett ha pubblicato nel 2011 questa analisi dei grandi studi, magari voi non leggete, ma lo leggo io. Sono gli studi, sono i tre grandi studi dell'Università di Harvard, sulle infermiere americane e sui lavoratori maschi della sanità, e tutti e tre gli studi sono coerenti nel mostrare questa classifica degli alimenti che fanno ingrassare. Al primo posto ci sono le patatine, sempre America, al secondo posto ci sono le patate. Le patate hanno un indice glicemico alto, tutte le cose che hanno un indice glicemico alto fanno aumentare rapidamente la glicemia, e se aumenta rapidamente la glicemia il pancreas produce rapidamente dell'insulina, ne produce in grande quantità per far abbassare la glicemia, ma questo ha un rebound, nel senso che ci manda in ipoglicemia, e se andiamo in ipoglicemia ci viene fame di zuccheri, più zuccheri mangiamo più abbiamo fame di zuccheri. E infatti poi ci sono anche le farine raffinate, ma le patate sono importanti. E poi ci sono le carni conservate e le carni rosse, il burro, i dolciumi, le farine raffinate. Mentre invece a parità delle carni conservate ci sono le bevande zuccherate, ma anche i succhi di frutta non zuccherati, ma molto meno rispetto alle bevande zuccherate naturalmente. Mentre invece quello che aiuta a non ingrassare sono le verdure, la frutta è oleaginosa, noci, nocciole, mandorle, che hanno
dei grassi di buona qualità, dei grassi che fanno funzionare bene l'insulina. Poi sono sempre criticato da alcuni amici quando parlo di noce non c'ho di mandorle, perché tu dici, ma dice la gente di mangiare noce non c'ho di mandorle, perché questi se ne mangiano mezzo chilo al giorno, no? E gli vengono le emorroidi e poi fanno, noce non c'ho di mandorle va bene tutti i giorni, no? Una manciata complessiva, non una manciata di noce, una manciata di mandorle, una manciata di nocciola, una manciata di pistacchio, una manciata di... ma che sia tutti i giorni un po' di noce, i cereali integrali, la frutta. E loro trovano anche lo yogurt, che però non era un po' di yogurt, sono un po' cauti nell'idea di raccomandare lo yogurt. Lo yogurt non zuccherato, naturalmente, perché lo yogurt zuccherato sta con le bevande zuccherate. Nel 2011 è uscito il primo studio americano sul rapporto fra consumo di, analizzando i nutrienti invece che gli alimenti, il consumo di proteine e il rischio di sviluppare peso. Più proteine si mangiano, più si diventa obesi. E qua in questo studio americano trovano soltanto le proteine animali, non le proteine vegetali. E il rischio è molto grosso, è che ha oltre il 17%, no, che ha mediamente il 17% delle calorie che vengono dalle proteine animali, ha un rischio di 4-5 volte superiore di diventare obeso in questa coorte. Siamo andati a vedere la stessa cosa anche nel nostro studio, questo è pubblicato nel 2012, nel nostro studio europeo, lo studio EPIC, lo studio delle 500.000 persone. Siamo andati a vedere chi è diventato sovrappeso tra chi era non obeso e chi è diventato obeso tra chi era sovrappeso. E per entrambi, vedete, il rischio è lo stesso. Più è alta percentuale di proteine nell'alimentazione, più è alto il rischio di diventare obeso. Come sapete, ci sono tutte queste diete farlocche che fanno dimagrire con delle diete iperproteiche, quelle sono veramente molto iperproteiche. Mediamente noi mangiamo il 15% delle calorie sotto forma di proteine, che è circa il doppio di quello di cui abbiamo bisogno. Ma in queste diete iperproteiche si arriva al 50% delle calorie, se mangi solo bresaola e insalata. E sistematicamente le persone che fanno queste diete dimagriscono, perché se non sono efficaci, prendono anche 10-15 kg in un mese e mezzo. E poi sistematicamente ingrassano di nuovo, e generalmente ingrassano più di prima. Ingrassano più di prima perché rimane probabilmente nella loro testa che non ce la fanno a mangiare questa roba, perché stai male, ti puzza il fiato, ti puzza il sudore, no? E sei... però rimangono nell'idea che è meglio avere una dieta ricca di proteine, no? E allora si sicurano magari intorno al 20% delle proteine, ma il 20% di proteine nella dieta fa ingrassare. Questo è uno studio su 500.000 persone, non è proprio una... Il plasma, poverini, no? sono nati negli anni 30 del secolo scorso. E negli anni 30 c'erano ancora dei bambini dentriti, magari mi faceva anche un altro male questo plasma. Cerchiamo di raccomandare alle mamme di non dare biscotti al plasma dei bambini, mangiano già troppe proteine. Il meccanismo con cui le proteine fanno ingrassare, che sono una causa di obesità infantile, è che probabilmente quando c'è le proteine alte, l'insulina è alta. L'insulina si alza per lo zucchero, ma si alza anche per le proteine. E quando l'insulina è alta, è alto anche l'IGF-1, la somatomedina, che è l'effettore dell'ormone della crescita, che fa crescere i bambini effettivamente, ma causa anche una grande moltiplicazione dei preadipociti, quindi se hai più cellule grasse è più probabile che tu diventi un bambino grasso. E qui ci sono vari studi, bambini allattati al seno rispetto a quelli allattati con latte artificiale, i diversi con un... Sapete che noi medici, noi pediatri, no? Raccomandiamo ai bambini a 6 mesi, quando cominci a svezzarli, di dargli tutti i giorni 50 grammi di carne, i famosi omogenizzati di carne che sono i bambini, e si devono dare gli omogenizzati perché non è che puoi dargli la bistecca al bambino a 6 mesi perché non ha i denti, no?
E ciononostante noi abbiamo pensato che anche se non hanno i denti, no, hanno bisogno di mangiare carne. E questa convinzione dei pediatri di dare carne si basa su degli studi fatti negli anni 40 del secolo scorso, in cui si era misurato quanto ferro c'è un bambino alla nascita e quanto ferro c'è un bambino un anno, e si era visto quindi quanto ferro deve assumere un bambino nel corso del primo anno di vita. E siccome il ferro nelle pappe, nei vegetali, nei cereali è assorbito meno negli studi di assorbimento che sono stati fatti però sugli adulti, non sui bambini, del ferro e della carne, hanno fatto i calcoli, i pediatri hanno fatto i calcoli, hanno detto che per forza bisogna dargli la carne, altrimenti non possono ottenere questo ferro, dimenticandosi che questi studi su quanto ferro c'è un bambino alla nascita, quanto ferro c'è un bambino a un anno, sono stati fatti su dei bambini che non avevano mangiato carne, perché negli anni 40 non si dava la carne ai bambini. E quindi i bambini da qualche parte questo ferro lo trovano. E lo trovano da quello che le mamme hanno sempre usato per svezzare i bambini, le pappe, i cereali e le verdure. E poi nel latte di mamma c'è poco ferro, capisci? Anche lì Padre Terra si è sbagliato e ha messo poco ferro nel latte di mamma. E è terribile come noi medici ci lasciamo influenzare da interessi commerciali in un modo così clamoroso. Ma ci sono delle condizioni in cui anch'io raccomando di dare l'omogeneità di carne ai bambini qualche volta, ma è soltanto quando un bambino nasce molto prematuro. Se nasce molto prematuro può essere veramente in carenza di ferro, non ha dei depositi di ferro. E queste sono le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sul fabbisogno di proteine in età infantile. E vedete, nei primi 12 mesi comunque ce ne vuole un po' di più, ma poi ce ne vuole un grammo al giorno, fondamentalmente. Ce ne vuole un grammo al giorno. E quanto gliene diamo noi? Questa è un'analisi delle linee di indirizzo nazionale del Ministero della Salute sulla ristorazione scolastica, dove ti dicono di dare le carni una due volte alla settimana, il pesce una due volte alla settimana, le uova una volta alla settimana, i formaggi una volta alla settimana, i salumi una volta ogni 15 giorni, la pizza, quindi i nuovi formaggi una volta alla settimana. E allora ho contato, sulla base delle grammature utilizzate da Milano Ristorazione, che sono molto diffuse queste grammature, ho contato che un bambino degli elementari, se mangiasse tutto quello che gli si dà a scuola, mangerebbe 33 grammi di proteine al giorno. Ma un bambino delle scuole elementari pesa in media 33 kg. E quindi se mangiasse tutto quello che gli offriamo, avrebbe già mangiato tutte le proteine di cui ha bisogno nel passo di mezzogiorno, non dovrebbe mangiare proteine né la mattina né la sera. Per cui bisogna ridurre le proteine nella ristorazione scolastica. Generalmente ci sono proteine, animali tutti i giorni, con la carne, con il pesce, con il formaggio, con l'uovo, con tutte e due, con tutti e tre. Nel 2007 è stato pubblicato questo rapporto del Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro e queste raccomandazioni nell'aprile del 2014, cioè in questo mese, saranno la base dell'aggiornamento del codice europeo per la prevenzione dei tumori. Quindi questo mese uscirà dalla Comunità Europea un documento con delle raccomandazioni per la prevenzione del cancro. E il gruppo di lavoro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha steso questo documento ha recepito le raccomandazioni del Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro, che nel 2007 le aveva pubblicato e aveva fatto un enorme lavoro di rivedere tutti gli studi scientifici sul rapporto tra alimentazione e tumore. E la raccomandazione centrale è quella di quotidianamente mangiare cereali integrali, legumi, verdure e frutta. E qui ci sono dei cibi da evitare. E i cibi da evitare sono le bevande zuccherate e le carni conservate. Voi potete immaginare come ha recepito volentieri queste raccomandazioni l'industria alimentare. E
E adesso io sono qui tutto tremante nell'attesa che escano queste raccomandazioni entro questo mese del codice europeo contro il cancro, perché l'industria alimentare è una lobby molto molto potente a livello politico, per cui può darsi che ci sarà qualche scherzo. Quindi evitare le bevande zuccherate, evitare le carni conservate, limitare le carni rosse, soprattutto perché le carni conservate e le carni rosse sono legate ai tumori dell'intestino e dello stomaco, però si alimenta anche altri tumori, ma molto chiaramente ai tumori dell'intestino e dello stomaco, e limitare i cibi ad alta densità calorica, cioè i cibi ricchi di grassi e zucchero, che sono praticamente tutti quelli che vengono pubblicizzati dall'industria alimentare. Siamo quasi tutti, ecco. Limitare le bevande alcoliche, limitare il consumo di sale, non basarsi sugli integratori, ma prendere tutto quello che abbiamo bisogno per una varietà di cibi, fare attività fisica e mantenersi sveglio. Intanto proietto l'immagine di questo medico inglese, il dottor Burkitt, Dennis Burkitt. Dennis Burkitt, che è famoso nell'ambiente, ma più che nell'ambiente medico, devo dire, nell'ambiente dei naturopati, degli amanti della dieta naturale, perché quello che ha, in questi ambienti si dice, quello che ha dimostrato che le fibre vegetali prevengono le patologie dell'intestino. In realtà lui non l'ha dimostrato, no? Io ho avuto occasione di conoscerlo, veramente una bellissima persona. Lui aveva un'unica diapositiva che era divisa in quattro. C'era la foto di un ospedale europeo, questi enormi edifici con aggiunte, sempre aggiunte, no? C'era la foto di un ospedale africano del Kenya, che erano quattro capanne con il tetto di paglia, e vicino c'era la foto della cacca di un europeo, uno stranzetto così, e sotto c'era la foto della cacca di un africano, una bella cacca. E lui diceva, vedete, cacca piccola, ospedale grande, cacca grande, ospedale piccolo. E effettivamente la nostra popolazione è una popolazione di stitici, e è una popolazione di stitici, e anche i nostri bambini, l'intestino non funziona bene, dobbiamo assicurarci che l'intestino dei nostri bambini funziona bene. Se l'intestino funziona bene non avranno mal di gola, non avranno artriti, non avranno, perché se l'intestino funziona bene il sistema immunitario funziona bene. Queste erano le proposte che avevamo fatto noi a Milano per la ristorazione scolastica, rispettando in fondo le raccomandazioni del Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro, che era, siccome dice, mangiate prevalentemente cibo di provenienza vegetale, avevo detto, va bene, siccome mangiano 5 volte a scuola nella settimana, 3 volte ci sia cibo vegetale e 2 volte ci sia cibo animale. Non che ci sia bisogno di avere 2 volte il cibo animale, però, non tanto per andare incontro anche alle... Non abbiamo avuto molto successo, però abbiamo imparato molto da questo rapporto con Milano. Per quasi un anno credo che Milano Ristorazione mi ha tolto il prosciutto cotto dalla ristorazione scolastica. Io ero così contento di avere veramente un piccolo successo di mondo. Abbiamo cercato di introdurre delle cose, ma non è con scarso successo. E c'è Elena che è stata consulente di Milano Ristorazione per un paio di anni, credo. 4 anni, sì. E adesso proprio con Milano la situazione è tutta la sfida. E per cui però cerco di darsi da fare nei posti più piccoli, insomma Milano la situazione fa 80.000 pasti al giorno prima di scuola di Milano, è una cosa, ha una cucina che sembra una centrale nucleare. Ed è. Non abbiamo avuto tanto successo. Adesso comunque hanno reintrodotto il prosciutto. Quello che fa bene ai bambini è quello che fa bene ai grandi, cioè la dieta mediterranea tradizionale, cioè la dieta basata su cereali, legumi, verdure, frutta.
chiarissimi che i Mediterranei protegge dall'asma, dalle dermatiti atopiche, dall'obesità, dall'infiammazione, migliora la funzionalità respiratoria, migliora l'assorbimento del ferro e del calcio, previene la stitichezza ovviamente, e previene anche la DHD, l'attention disorder hyperactivity disease, è una malattia da malattia fra virgolette, è una delle malattie inventate naturalmente, da difetto di attenzione e iperattività dei bambini. Ma ovviamente i bambini non fanno attenzione a scuola. E come fanno a fare attenzione se mangiano i biscotti del mulino bianco al mattino? No? Perché gli si alza subito tantissimo la glicemia. E allora poi c'è una risposta insulinica che fa abbassare la glicemia. Alla fine della mattinata i bambini non hanno zucchero nel sangue. Se non c'è zucchero nel sangue, il cervello non funziona. Sapete che c'era Raul Gardini che diceva lo zucchero fa bene al cervello, la pubblicità dell'Eridania, no? Ma è verissimo che un livello costante di zucchero nel sangue permette al cervello di funzionare bene. Ma se mangi tanto zucchero, vai in ipoglicemia. E se vai in ipoglicemia, è normale che i bambini diventino disattenti e cattivi. La dieta mediterranea, abbiamo già detto che cos'è, che dovreste saperne comunque voi più di me. Questa esagerazione di zuccheri, di farine raffinate, da un lato, di carne e di latticini dall'altro, è legata a un cattivo funzionamento dell'intestino. E un cattivo funzionamento dell'intestino favorisce le malattie della gola, faringite, tonsillite, lentiti e l'asma. Ed è un terribile circolo vizioso. La DHD dipende, c'erano questi studi molto molto controversi. Il primo studio che aveva mostrato era stato criticato tantissimo, ma che i coloranti e i dolcificanti artificiali sono associati a questo difetto. Che effettivamente rimane abbastanza dubbio, anch'io non sono convinto che siano i coloranti e i dolcificanti, ma molto spesso questi coloranti e dolcificanti sono nelle bevande zuccherate, sono dei cibi che si zuccherano. È molto logico che lo zucchero sia responsabile di questa patologia. E poi c'è uno studio fatto in Corea che ha mostrato che i bambini con ADHD mangiano il doppio delle proteine rispetto agli altri bambini. E comunque il governo inglese ha richiesto all'industria di rimuovere gran parte dei coloranti artificiali. Secondo me, anche qua, ci sono sempre delle pressioni fortissime su queste decisioni governative, avrebbe dovuto richiedere di togliere lo zucchero. E questi sono gli studi che sono stati fatti sulle bevande sulla riduzione dei coloranti e conservanti artificiali nei cibi. E come vedete la maggior parte degli studi trovano un beneficio sulla diacrina. Questo è un bello studio sulle caratteristiche alimentari dei bambini con HD, dove hanno classificato in termini pattern alimentari e il rischio è associato alla dieta occidentale. E questo è l'elenco di importanza dei fattori in questa dieta occidentale: take away, don't chew, carne rosse, farine raffinate, carne conservate, patatine, salatine, bevande zuccherate, biscotti, patate, salse, latticini e pollame. E per cui se il bambino è troppo agitato è responsabilità nostra di quello che gli diamo da mangiare.
sospetti che la imitazione della madre sia associata alla diacrisi. Ed è la dieta materna ricca di zuccheri associata all'ansietà, al comportamento sociale dei bambini, alla DHD, alla depressione e delle indicazioni anche per l'autismo, disturbo mentale. Non che sia l'unica causa, naturalmente vi parlo di questi fattori, ma ci sono tante cause per queste patologie naturalmente, no? Ma questa è uno dei fattori che contribuiscono. Un altro problema dei ragazzi è l'acne, e qui gli studi sono chiarissimi. L'acne è favorita dall'eccesso di latte e di zucchero nell'alimentazione. Quindi all'adolescente che c'è l'acne, togliamo l'acne, togliamo il latte e lo zucchero, raccomandiamo di avere motivato a migliorare la propria acne. E, di nuovo è lo studio sulle infermiere americane, ed è e trovano, fra l'altro, questa cosa curiosa che è interessante, che è soprattutto il latte scremato piuttosto che il latte intero che è associato all'acne. Naturalmente questo è uno studio dove ha indagato retrospettivamente e quindi ci sono un po' di errori di classificazione. Poi però hanno fatto anche, dopo aver osservato questa cosa nel grande studio degli infermieri, hanno fatto degli studi prospettici sui ragazzi di 9-15 anni. Ed è, questi sono i maschi, e la frequenza di consumo di latte aumenta l'acne al 50%, al 70%. Nelle femmine l'effetto è ancora più o meno dello stesso ordine di grandezza, vedete, passa da 1 a 1,2, però qua non trovano le differenze tra il lato intero e il lato schermato. Questo è uno studio sperimentale togliendo latte e zucchero, e dove si vede nel corso di 12 settimane che la gravità delle lesioni acneiche è lì di sotto, diminuisce di più rispetto al gruppo del gruppo di intervento, rispetto al gruppo di controllo. E rimane che hanno lavorato con dei bambini con dell'acne molto grave, e comunque si vede nettamente un miglioramento eliminando latte e zucchero. Il latte non serve rigorosamente a niente. Nelle nostre popolazioni, perché quando si dava un bicchiere di latte ai bambini a scuola negli anni 20, negli anni 30, come si serviva? Perché i bambini erano denutriti, il latte è un alimento estremamente potente. Il latte contiene vitamina D, i bambini erano anachitici. Io mi sono laureato nel 69 e nell'ultimo anno di medicina, che facevamo l'esame di pediatria, un giorno la professoressa di pediatria aveva fatto circolare la voce tra gli studenti: venite a lezione perché vi faccio vedere un bambino rachitico. Perché nel 69 in Italia di bambini rachitici non ce n'era neanche uno, era una rarità vedere un rachitismo. Adesso possono ricomparire tra gli immigrati, però gli immigrati hanno la pelle scura, non possono avere difetto di vitamina D, mangiano molto male e così via. Ma i nostri bambini sono troppo nutriti, non hanno bisogno di un alimento così potente come il latte. E questo è un altro studio dell'Università di Harvard, che è stato accompagnato da un editoriale. Dice: ma è vero che bere latte significa avere ossa più forti? E c'era questa presunzione estremamente diffusa. Beh, c'è la presunzione che le donne in menopausa, perché le donne in menopausa si dice: mangiate almeno mezzetto di parmigiano al giorno, 9 mezzo litro di latte tutti i giorni, perché sennò nel nostro studio delle 500.000 persone noi abbiamo visto che la frattura dell'anca aumenta linearmente con il consumo di carne. Più mangi carne, più perdi calcio dalle ossa, le proteine fanno perdere calcio dalle ossa. Diminuisce linearmente con il consumo di verdure. Più verdure mangi, meno hai rischio di fratture. E non cambia rigorosamente niente con il consumo di latte e formaggi, perché i latte e formaggi sì hanno tanto calcio, ma
quanto più sono ricchi di proteine, tanto più fanno perdere calcio. Quindi il parmigiano ti dà tanto calcio e ti toglie tanto. E comunque questo importante studio dell'Università di Harvard mostra che negli uomini si vede un rischio, cioè che il rischio di frattura poi in età adulta è più alto nei bambini che bevevano latte da piccoli. Per ogni tazza di latte aumenta di 9% il rischio di frattura. Solo gli uomini lo vedono, non lo vedono le donne. Però nelle donne non c'è nessun effetto protettivo del latte nell'età infantile. Perché si è intanto di fare la massa ossea, quindi consumiamo formaggio per fare la massa ossea. Consumiamo formaggio, lo prendiamo nell'intestino e cominciamo il dismetabolismo, la dislipidemia. Non serve dare formaggio ai bambini, possiamo darlo perché è buono, è l'unica ragione per darlo, ma non diamoglielo così frequentemente come lo diamo a scuola. Vabbè, qua ci sono un po' di frasette pubblicitarie, sappiamo che è difficile cambiare abitudini, conosciamo la selezione della pubblicità, conosciamo l'inerzia delle istituzioni. Il messaggio ai genitori è che dobbiamo cambiare noi se vogliamo che cambino i bambini. Dice che in caso certe cose non ci siano, che le bevande zuccherate non ci siano, che le carni conservate non ci siano e che di formaggio ce ne sia poco. E i bambini, vabbè, vedremo domani come va. Io proietto sempre questa diapositiva perché io ogni tanto faccio io stesso un corso di cucina. Lo faccio io perché voglio mostrare che anche un imbranato in cucina può fare dei buonissimi dolci senza zucchero, senza latte, senza uova, senza burro. E allora ogni tanto lo faccio per le signore che partecipano ai nostri studi sulla prevenzione dei tumori della mammella. Ogni tanto vengono con i loro figli e mi faccio aiutare dai loro bambini. E in un paio d'ore faccio una decina di dolci. E questi dolci piacciono a tutti i bambini. Perché uno in realtà? Perché uno perché è un porridge di fiocca da piena dolce, un porridge con l'ubetta, no? E allora dicono, questa baba di cammello, l'hanno commentato questi bambini con la baba di cammello non la vogliamo mangiare. Comunque su 10 dolci ne hanno mangiato volentieri 9. Ne hanno assaggiati 9, perché se ne parla. Io non vorrei prendere troppo tempo. Se possiamo fermarci qua, a meno che ci sia tempo, non so, però in questo caso andrei avanti un pochino con un po' di filosofia, ma cioè le informazioni tecniche che volevo darvi per le date, no? Fondamentalmente l'eccesso di proteine, l'eccesso di zucchero, l'eccesso di farine raffinate nell'alimentazione dei bambini. E il mondo si sta muovendo, no? Perfino gli Stati Uniti che hanno riconosciuto l'enorme come problema dell'obesità infantile hanno deciso di fare questa cosa di togliere le farine raffinate dalle scuole americane, togliere il primo ingrediente. Ed è... Vabbè, qui magari altre cose le possiamo affrontare se c'è spazio, perché discussione vorrei lasciare il tempo alle altre persone perché...